Valeria Fascione, assessore regionale alla ricerca, innovazione e startup, è stata in visita nel Vallo di Diano. Dopo una visita certosa di San Lorenzo a Padula, è stata ospite dell'Itisgat del Cicerone a Sala Consilina. Qui ha discusso di Fab Lab con un intervento sulla strategia aree interne della comunità montana Vallo di Diano, che vede l'Itis beneficiario di circa 1 milione di euro di fondi. Le risorse attingono da due misure che prevedono: una, l'acquisto di macchinari innovativi quali taglio, laser e stampanti 3D e altro, e l'altra che consente a tutte le strutture scolastiche del Vallo di Diano di usufruire del Fab Lab, coprendo le spese di logistica e docenze specialistiche. Diciamo che l'innovazione già c'è qui, siamo anzi in un luogo straordinario permeato di belle energie e di innovazione. Io credo che anche nel periodo post pandemico ormai sia chiaro a tutti quanto il digitale abilita, semplicemente abilita, quindi diamo la possibilità ai ragazzi di potersi esprimere, di poter parlare il loro linguaggio, di poter sperimentare, di poter fare una formazione diversa, che appunto grazie alle nuove tecnologie magari avvicina anche quelle materie un po' più noiose, ma soprattutto prepariamo i ragazzi alle professioni del futuro. C'è un mismatch incredibile tra domanda e offerta di competenze digitali, e quindi i ragazzi che lavorano sulle nuove tecnologie già oggi saranno pronti domani al termine del loro percorso per essere dei professionisti o degli start-upper, magari degli innovatori. E la Regione Campania sostiene moltissimo le nuove iniziative promosse dai giovani, sia per le start-up da costituire che per quelle già costituite, per farle crescere. Abbiamo investito più di 50 milioni nella precedente programmazione ed altri 50 ci sono nella nuova programmazione, quindi avremo modo di sostenere ancora tante iniziative.